bisogno di interventi ulteriori per tirare sull'attenzione, perché basta vivere la città, basta girare, basta insomma respirare l'aria, uno si rende conto che è una partita da grandi stimoli. Crescono anche quelli che erano leggermente indietro e dobbiamo essere pronti immediatamente per affrontare una squadra che gli inizi di gara li fa sempre sparati e non è un caso diverse partite ha sbloccato subito il risultato. È una squadra che prova sempre a giocare. Secondo te è impossibile che sia una partita bloccata? Ma visto le gare del Frosinone non credo, però poi ogni gara ha una storia diversa, ma noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione, al nostro atteggiamento sin dall'inizio e provare a ribattere colpo su colpo e a tenere sui ritmi alti. Su questo sicuramente questo deve essere la nostra l'approccio alla gara. Bisogna dare anche se siamo all'inizio ancora, quindi. Certo, i numeri poi a larga scala danno delle indicazioni, è un inizio di campionato che dà delle indicazioni così, adesso è fatto noi in casa abbiamo fatto due partite, loro quattro, e sì. Però il nostro dovrà essere un atteggiamento propositivo, e ci proveremo sin dall'inizio, proveremo a giocarcela, la squadra deve affrontare la gara pensando, come ha fatto del resto in tutte le altre gare, che ci sono in palio tre punti. Urrai ha detto che dipenderà tutto da voi, cioè nel senso se noi giochiamo come sappiamo fare la vittoria. E questo è un senso di sicurezza e fa piacere, perché noi dobbiamo cercare di fare la nostra gara, di avere il solito atteggiamento e poi vedremo alla fine della gara chi ha ragione, chi porterà a casa i tre punti. Io credo poi alla fine chi vince ha sempre ragione, poi il resto non conta niente, però noi cercheremo di fare la nostra gara, l'abbiamo preparata sin da martedì con il clima giusto. Anche con noi che abbiamo... Sì, 10-1, ma io credo lì anche un ambiente, venivamo da un momento, insomma eravamo in una fase di costruzione, un atteggiamento, un inizio evidentemente più pronto, più propositivo, questo senza. Volevo chiedere un aspetto all'interno del derby, questo confronto fra due tecnici che hanno dei trascorsi comuni, non so da quanto tempo lei non vede l'allenatore del Frosinone e se da quanto lei ha visto su come gioca il Frosinone rispecchia quella che era l'immagine che lei aveva di questo suo compagno di squadra nel Napoli. Credo proprio di sì. Cioè caratterialmente che tipo era? Beh, tecnicamente mi sembra un po' una squadra che rispecchia quello che era il suo modo di giocare, di stare in campo, no? E in che senso? Ma un giocatore chiaramente più votato all'attacco e un giocatore più a dare spinta che pensare ad altro. Però insomma ci siamo visti due mesi fa e stavamo a Coverciano entrambi, quindi lui per il corso di seconda, io stavo terminando il master, però ci siamo sentiti e devo dire che lui ha la consapevolezza di avere una squadra forte e lo sa benissimo, anche se in questi periodi, in questi mesi si sono nascosti dietro al discorso degli under, li vedo sempre di meno e un gruppo già affiatato e che ha una buona base su cui lavorare, però non tolgo i meriti a Roberto perché ha fatto un grande lavoro in questi mesi. Aurelio Santoruso è quello che mi affido al gruppo, come è sempre stato, all'anima di un gruppo forte e dare sempre continue risposte. Il fatto di avere lo stadio pieno, ormai, da parecchi anni,
è un vantaggio secondo lei oppure è un carico di responsabilità in più? No, la squadra non deve sentire responsabilità, non deve avere grosse responsabilità, deve pensare alla partita esclusivamente, alla gara, agli avversari, a quello che dobbiamo fare tecnicamente. E è vero, ci sarà una bellissima cornice, però siamo in casa nostra, insomma, voglio dire, gli stimoli e la squadra non, come dire, deve pensare esclusivamente a quello che deve fare in campo. Quello che c'è stato fuori è uno stimolo in più, ma non un carico enorme di responsabilità. La squadra è una squadra, insomma, a metà del Frosinone sappiamo, conosciamo, ma io penso ai miei giocatori esclusivamente alla prestazione della mia squadra.